Allora, siamo arrivati all'ultimo video di questa prima stagione. Ormai il dado è tratto, facciamo quello che si può fare. Se andiamo in Europa League andremo in Europa League, se non andremo in Europa League non ci andremo. E vabbè, ormai il dado è tratto, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Vi chiedo subito di scrivermi qua sotto nei commenti una qualsiasi domanda, che la prossima settimana ci faccio un bel video con tutte le domande che mi fate, va bene? Se ne arrivano abbastanza, ovviamente. Quindi, salve ragazzi, eccoci qua a questo nuovissimo video. Siamo tornati con la carriera allenatore col Cagliari, con Ikraf, in questo ultimo video della prima stagione. Clicchiamo gioca partita, perché tanto la formazione è quella e non la vado a toccare, e ve la faccio vedere subito. È sempre la stessa: Cragno, Serna, Romagna, Sar, Ampadu, Barella, Castro, João Pedro, Schick, Sancho e Pavoletti, con gli annessi in panchina che sono sempre gli stessi. Se migliora la situazione, posso anche far esordire il bomber che è Pellizzari. Ok, ma per il momento lasciamola così la squadretta, eh? Anzi, Pellegrini lo tolgo e ci mettiamo Patolena. Ci siamo, primo periodo di oggi, terz'ultima di campionato. Cagliari-Lazio, l'andata era finita bene per noi, un 5-1 sonoro, ma bisogna vedere. Joao Palo, subito, dopo 7 minuti, quasi il primo gol. Che tiro di merda, Madonna, Joao. 1-0, no, la parata, mamma mia. Schick, chi è il portiere? Stracoscia, sempre lui, Madonna. Sta parando tutto per il momento. Porco Giuda. È il patacastro? Tutte queste deviazioni in fuorigioco, non ci voglio credere. Barellino palo. Barellino palo. Ragazzi, ha fatto una cagata a Romagna e per poco non prendevo il gol, eh. Dias e Stracoscia, come sempre in mezzo ai coglioni, oh. Che cazzo mi ha tolto anche qui Stracoscia? Non ci voglio credere, ragazzi. Meritavo la vittoria, invece. Meritavo la vittoria. E niente. E niente. Addio Europa League, perché non penso che adesso potremo fare qualcosa. Non mi hanno fatto un tiro in porta. Assurdo, li ho stracciati. Contro il Genoa, l'unica cosa che vado a togliere è Ampadu. Rimetto Clavan, perché altrimenti questo qui si schizza e vuole essere venduto, anche se sta calando in una maniera vertiginosa. E vado a mettere anche Bradrich, tolgo Gomez e lo metto tra da subito. E basta, basta. Ci siamo, leggendoci prima di Sereno, penultima partita di questo campionato. Seconda partita di oggi, Genoa-Cagliari. Patrick Schick, ma che ti vola e mi impedisce l'1-0. Il primo tempo li ho assediati, ho fatto solamente un tiro in porta, ma sono rimasti dentro la area di rigore per 45 minuti, eh. O segno o segno. Beh, super qui Schick, ma super anche Marchetti. Era un po' centrale, però doveva pararlo comunque. Bella parata, vediamo se. Qua. Su un calcio d'angolo nasce un gol, ma quando mai? Schick, palo, gol. Finalmente. E che cazzo, Schick. Militare per lui. E poi gol glitch del cazzo del Genoa. Pavoloso! 17° gol in campionato per Pavoloso! E 2-1, tutti zitti, finita. Due, tre punti che sanno di amaro, visto che l'altra l'abbiamo pareggiata. Però questa è stata meritata come l'altra, d'altronde. Però, cioè, raga, ho subito un tiro, un gol. Cioè, assurdo. Terza partita, vediamo. Adesso devo sorprendervi. Voi non ve lo aspetterete mai quello che sto per fare, perché mettiamo ovviamente Ampadu, perché Clavan è stato osceno. E facciamo esordire a Pizarri. Ovviamente. Poi Bradrich ritorna in tribuna. E ci siamo, sì. Sì. Serna è l'ultima anche partita per lui, perché è l'ultima della stagione. Leggenda 5 minuti Sereno, andiamo a vincere. Terza ed ultima partita, ma soprattutto ultima partita del campionato. No, Pavoletti era. Che cazzo, la parata comunque. Barellino di sinistra, non ti farò mai più tirare, sappilo. Pavo, 18°, forse diventa capocannoniere con questo gol, eh. Se mi diventa capocannoniere, tanta roba. Joao, mamma mia, nelle stelle l'hai tirata. Scemo.
Questa è l'unica parata che ha fatto Pleasure per il momento, è difficilissima proprio. Abbiamo quasi sfiorato l'impresa di fare 3 su 3 e andare in Europa League, e per poco non ci siamo riusciti, purtroppo. Oh, comunque mi sono fatto 26 milioni, non è che mi sia fatto 3 cazzo di euro, arrivando nono, ottavo. Cioè, aspettate, non mi hanno accreditati, però siamo arrivati ottavi a 5 punti di stacco dal Toro. Potevamo farcela un po', peccato, cazzo, troppe partite perse così stupidamente. E comunque Pavoletti ha vinto il titolo di capocannoniere, ragazzi, con 18 gol in attivo, più di Ronaldo, più di Milik, Perisic, Benzema, di tutti i capocannonieri di sempre. Preso conto della primavera, vediamo se c'è qualcuno da mandare via, tipo lui, tipo Ricci, e poi basta, dai, ce ne abbiamo 6 ancora. Allora, mentre che il calendario va avanti, vi chiedo di lasciare un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Non rinnovo il contratto a cappello. Ci vediamo direttamente domani con un nuovo video che non sarà di FIFA, ma è un video veramente bellino, quindi seguitelo. E ci vediamo mercoledì con la nuova stagione, ok? Di FIFA. La seconda stagione dove sarà veramente bella, fidatevi di me. Vi ricordo anche di scrivimi delle domande, questa settimana prossima ci faccio un bel video dove risponderò a tutte le domande che mi fate. Ci vediamo domani. Bella.